Buongiorno a tutti e bentrovati. Oggi siamo con Sonia Aggio, laureata in storia bizantina, che con questo libro, Nella stanza dell'imperatore, è stata semifinalista al premio Strega. Nella stanza dell'imperatore è la storia di un imperatore bizantino che è partito da soldato ed è arrivato alle massime cariche. Un romanzo storico, una biografia romanzata di un personaggio realmente esistito. Chi era questo signore? Era un santo o un assassino? Perché è stato descritto in entrambe le posizioni, diciamo. Ah, diciamo che questa è la grande domanda del romanzo, nel senso che appunto io parto da una fonte storica che ci descrive questo Giovanni Zinnice un po' in questa maniera ambivalente, per cui grandissimo imperatore, assolutamente nobile, molto abile come imperatore anche, quindi buon governo, nonostante regni per poco, allo stesso tempo ci raccontano i cronisti medievali bizantini che commetteva degli atti che per noi sono assolutamente inaccettabili, omicidi, congiure, atti molto violenti durante le guerre. E la mia domanda era veramente com'era un uomo che riusciva a far coesistere queste due forme, cioè questo uomo che a un certo punto viene considerato veramente un filantropo, uno che sperpera il suo denaro per darlo ai poveri, una specie di Robin Hood bizantino, e allo stesso tempo fosse il terrore dei nemici e anche un po' degli alleati, effettivamente. E mi sembrava un'idea molto, molto intrigante come scrittrice, una sfida, ecco, creare un personaggio possibilmente a tutto tondo partendo da quella che è la mia materia di base, cioè la storia bizantina, che però conosciamo in maniera molto, molto piatta, molto sbrigativa, e Zinnice si racconta di solito in 5-10 righe. Sì, eccoci. Allora, lui ha una vita vissuta tra intrighi, omicidi, tradimenti, come hai detto, spietatissimo. Ha dato l'ordine di uccidere 1.000 prigionieri pur di conquistare una città. Poi si scopre che l'ha fatto per evitare 10.000 morti dentro la città. Per cui, in qualche modo, aveva delle sue ragioni. Questo è un romanzo storico, ma anche molto psicologico, perché è costruito le sensazioni, le emozioni dell'uomo, anche i suoi dolori intimi. Sì, era proprio la parte che mi affascinava di più, perché il personaggio storico in generale lo vediamo sempre come una macchietta, nel senso che qui abbiamo Giovanni Zinnice che è un imperatore. Cos'è un imperatore? È un uomo potente, è un uomo autoritario, è un uomo che ha una solennità, perché è una figura solenne, è un uomo che ha dei lati negativi, che sono l'adesione alla guerra, la violenza, la sopraffazione. Fine. È una figura molto monolitica, per cui il nome dell'imperatore non ti descrive una persona, ti descrive un simbolo. Invece, secondo me, la storia è bella perché contiene moltissime persone, non contiene simboli. E quindi volevo raccontare un po' del destino di questo essere umano. Effettivamente, lui com'era? Era una persona timida? Era un uomo ambizioso? Era in realtà un uomo che si è trovato lì un po' per caso? E quindi molto del romanzo è dedicato non tanto a quello che accade, perché la storia mi interessava fino a un certo punto, mi interessava per quello che secondo me era la grande parabola di Giovanni Zinnice, che parte appunto come soldato semplice, come una persona normalissima che si trova a un certo punto a raggiungere la carica più alta possibile. Ed è sicuramente una trasformazione, secondo me, che ti cambia anche dal punto di vista emotivo, ti cambia dal punto di vista psicologico. E volevo raccontare cosa diventa un uomo che deve abbandonare un po' la sua umanità per rappresentare un altro simbolo? Ecco, tutto questo fa del tuo libro non un romanzo storico, ma come dire, una grande storia, nel senso che l'hai raccontata con il piglio della narrazione. Lui a qualche modo era un predestinato, tu usi le tre streghe che durante certi momenti della sua vita lo tengono ancorato all'obiettivo finale. È stato un escamotage o hai trovato qualcosa che in qualche modo giustificasse la presenza di queste persone che compaiono e scompaiono? No, diciamo che è stata una mia scelta, nel senso che dico sempre, una delle grandi ispirazioni per questo romanzo è il Macbeth, nel senso che la trama della tragedia scozzese e la vita di Giovanni Zinnice come noi la conosciamo, secondo me aveva dei punti di contatto, perché entrambi appunto sono questi due soldati che
in realtà sono anche sulla cresta dell'onda, sono ricchi, sono potenti, sono anche molto ben voluti, a un certo punto decidono di fare quel passo in più che ti porta nel territorio del proibito, del violento, e quindi Macbeth uccide e va di scoppia. Zinisce usurpa il trono, effettivamente. E quindi mi piaceva molto l'idea di tracciare questo parallelismo con le tre streghe come filo conduttore. E in più rispondeva a una cosa che io trovo sempre affascinante del romanzo storico, e cioè che tu stai raccontando una storia di cui sai già il finale, quindi non può finire con John Zinisce che rinuncia al trono e se ne va, diventa un eremita, perché la storia non è così. E quindi tu hai questo senso di destino incombente, che è effettivamente la storia con la S maiuscola, che ti impone di giustificarlo, di dire, ok, io so che Giovanni Zimisce diventa imperatore, ma perché lo diventa? Come faccio a raccontarlo in modo che sia credibile, che sia verosimile, che non sia semplicemente perché ho guardato, so che finisce così, e quindi in qualche modo bisogna arrivarci. E l'idea delle streghe, l'idea del destino, quindi di questa predestinazione di Giovanni Zimisce, secondo me, risponde bene a questo scopo, perché è un po'... forse anche un po' una sua voce interiore, nel senso che tutta questa storia di ambizione, di tradimento, continua perché lui continua a sentire questa voce interna che dice ma tu puoi diventare imperatore, è una cosa che tu puoi ottenere, e quindi perché non ci provi, perché non prendi con più decisione questa strada? Che secondo me è una cosa molto crudele da parte delle streghe, sia nell'originale che in questo romanzo, perché loro non fanno incantesimi. Loro semplicemente ti svelano un desiderio oscuro che tu non sapevi di avere, e poi è il personaggio che si rovina con le sue stesse mani, diciamo. Ecco, sulla sua vita incombono un'affermazione e una domanda. L'affermazione è: il nostro dovere nei confronti dell'impero è l'unica cosa che conta. E la domanda è: che cosa sognano i bambini dell'Anatolia? Quindi questo in qualche modo esprime proprio la doppia personalità dell'uomo. Sì, parto dalla domanda perché è quella che arriva prima, nel senso che è una domanda che Zimisce si fa per tutta la vita, ed è una domanda secondo me rivelatrice, perché lui non si chiede mai cosa sogno io. Cioè lui si identifica con i suoi conterranei, con gli altri bambini della frontiera, quelli che vivono un po' alla periferia dell'impero, perché vivono lontani dalla capitale, vivono lontani dagli intrighi di palazzo. Però lui non ha mai il coraggio di chiedersi, ma io dalla vita cosa voglio? Voglio diventare anch'io un guerriero come mio papà, mio zio, i miei cugini, tutta la mia famiglia? O forse vorrei qualcosa di diverso? Lui ragiona sempre con il noi. Noi bambini, cosa volevamo tutti insieme? E così si difende, diciamo, da se stesso. Non si fa mai quelle domande scomode che ti portano magari a riflettere sulla tua vita, sul tuo carattere. E poi c'è questa affermazione che in realtà gli viene imposta, nel senso che sono gli zii che lo crescono, sono i suoi comandanti che gli dicono guarda, l'impero è l'unica cosa che conta, non c'è personalità, non c'è simpatia, antipatia, non c'è neanche spazio per il sentimentalismo, il tuo amico che muore, la tua famiglia che si distrugge, che finisce, non è importante, perché noi siamo degli strumenti per l'impero, e quindi tutto quello che noi facciamo è per il benessere dell'impero. E questa diventerà anche la sua grande giustificazione da adulto per compiere quegli atti di cui parlavamo prima, quindi uccidere questi prigionieri, fare queste congiure. Lui non dirà mai lo faccio per me, perché lui non è in grado di svelarsi cosa vuole, cosa desidera veramente, e quindi si difende con tutti noi vogliamo questo, e quindi io faccio quello che fanno gli altri. E poi io faccio quello che devo fare perché il mio dovere è per l'impero, e quindi tutto quello che faccio non lo faccio perché sono io in prima persona, ma perché sono un bravo ufficiale, un bravo soldato, e io rispetto le regole. Ecco, un altro valore aggiunto di questo libro è che capiamo, dopo averlo letto, perché si dice bizantinismo quando si parla di una situazione molto artificiale, molto, molto carica di significati, molto prosaica, molto, molto tutto. Noi consigliamo questo libro, La stanza dell'imperatore, e chiediamo a te, visto che la letteratura è un antidoto contro le malattie della vita, di darci due pillole di questo antidoto, suggerendo i titoli di due libri dei quali consigli la lettura. Allora, i miei consigli per continuare sulla linea del romanzo storico sono La fortuna di Valeria Parrella, e poi consiglio Sangue e onore di
di Sarah Dunant, che è una scrittrice inglese, ed è anche qui un romanzo storico, secondo me, molto bello, sull'ascesa della famiglia Borgia. Grazie per essere stata con noi e ribadisco, nella stanza dell'imperatore conviene leggerlo. Grazie mille.